tutto pronto. È appena iniziato l'ultimo match di giornata tra Rabbiti, subito primo errore di Giuliano, e FC Scrotone, match che vede tante individualità di spicco coinvolte. Vediamo questo allora, match che emozioni ci regalerà. Nocerino ci prova con il destro. Ma che cazzo dici? Nocerino di testa, palla fuori, ha provato ad anticipare il portiere avversario, nulla di fatto. Palla allargata, Melito! Palla fuori! Di Vico, palla in mezzo, doppia chiusura da parte di Pierucci. Ancora, che parata da parte di Melito. Attenzione il numero, Mimicillo, il destro, Riolo, poi Casolla, Casolla, rientra Casolla, palla alta, sopra la traversa, gara che non si sblocca. Cane. Allora Giuliano, in verticale, per Di Vico, ancora Di Vico, la parata. Ancora Mimicillo, Rabbito, di gran carriera per Di Vico. Buona. Ancora Giuliano. Poi Rabbito se ne va. Rabbito, palla per Di Vico, in mezzo Giuliano. Non riesce a segnare Giuliano, incredibile. E finisce anche il primo tempo, 0-0. È appena cominciato il secondo tempo, 0-0 tra Rabbito e Scrotone. Gara molto bloccata, vediamo in questa ripresa come evolverà. Buon calcio a tutti. Attenzione, Di Vico prova ad andare. Pierucci se ne va. Ancora Pierucci, palla allargata per Mimicillo, in mezzo di nuovo Pierucci, Riolo salva tutto. Nocerino, palla per Giuliano, un po' troppo corta, palla che resta lì, Giuliano, serve Di Vico, Di Vico, palla fuori! Ancora 0-0. No, 0. Massimo riservo. Ancora Airoldi, prova a rientrare, Airoldi. Ancora Airoldi, palla in verticale, Mimicillo, Riolo! Salva ancora lui, la baracca. È uno schema di Vico, palla fuori. Ora te lo mandi alla perché. Attenzione! Melito! Quando meno ce lo si aspettava, il match si sblocca. 1-0, Fabrizio Melito. Sempre lui, ancora. Incredibile. Marò, Van Basten. E finisce qui la vittoria di misura degli Scrotone, andiamo al migliore in campo. Eccoci qui con Fabrizio Melito, migliore in campo di questo match. Tiratissimo, vittoria di misura, 1-0, proprio nel finale con gol tuo, raccontacelo un po'. Sì, è stata una partita molto difficile, loro erano bravi, si difendevano bene. Però alla fine la nostra voglia di vincerla, perché siamo partiti un po' male quest'anno. Volevamo vincere, ce l'abbiamo fatta, anche se all'ultimo. Senti, forse questa vittoria così risicata di cuore, di sofferenza, può essere un nuovo punto di partenza per questi Scrotone, come hai detto tu, che hanno un po' perso terreno. Tecnicamente siamo validi, l'abbiamo dimostrato anche l'anno scorso, quindi dobbiamo solo metterci la voglia che ci manca e il cuore, possiamo andare avanti. Va benissimo, in bocca al lupo agli Scrotone.